Per cucinartusi.it stasera sono arrivato sino a San Giuseppe Iato. San Giuseppe Iato e sono alle Delizie Sant'Anna. Esattamente, sì. E ovviamente parlando delle Delizie Sant'Anna a San Giuseppe Iato parliamo automaticamente di famiglia Agostaro. Tu sei infatti a Gaetano. Io sono Gaetano, esattamente. Il capostipite di questa famiglia è, ha condotto il tuo papà Nino. Sì. Che è stato qui con noi fino a poco fa, sempre, e ha condotto questa impresa, è stato il terzo, la terza generazione. E adesso sono il quarto. Quindi parliamo di esattamente. Esatto, un'impresa che è iniziata un bel po' di anni fa. 1950. Abbiamo iniziato con la bisnonna. Con la bisnonna addirittura. Esattamente. E poi so che anche la mamma. Collabora. Sì, sì, molto. E tua moglie, ovviamente. Esattamente. Quindi, impresa familiare. Classica conduzione familiare. Esattamente. E sono qua, ovviamente, oltre che per il pane che voi fate, senza miglioratori, con le farine, spesso e volentieri. Etichetta pulita. Etichetta pulita. Esattamente. Ma sono qua per il panettone. Siamo prima di Natale, ovvio che... Mi piace parlare anche di panettone, no? Soprattutto in questo periodo. È il periodo. E qua abbiamo un panettone che intanto voi fate, da circa 10 anni con lievito naturale. Lievito madre naturale, sì. Quindi parliamo di lievito madre e avete abbandonato il famoso mix un bel po' di anni fa. Quindi. Già, da 10 anni fa abbiamo abbracciato questa nuova strada. E però quando tu mi hai preso il panettone in automatico ti ho chiesto il tradizionale e tu mi hai preso... Questo panettone qua, che potete vedere, non ha la glassa sopra. Non ha la glassa e c'è un motivo per cui non ha la glassa. E questo è il vero panettone milanese. Milanese, che è senza glassa. La glassa l'hanno aggiunta in Piemonte. In Piemonte, esatto. E quindi quello che noi vediamo facilmente in giro qua a Palermo, poi alla fine è un panettone più che milanese, piemontese. Tipo Galuppo. Ai confini. Esattamente. Questo non lo so se è milanese, visto che è fatto... Questo è di San Giuseppe Iato, esattamente. Si ispira a quello milanese. Ovviamente i criteri sono quelli di un buon panettone artigianale, quindi canditi Cesarin, come dicevi, la Cinque Corone come uva sultanina. Come uva sultanina, burro di pasticceria. Burro di pasticceria, 82% di grassi, miele, farina. Quindi 3 giorni di lavorazione, sì, circa. Sì, sì. Perché dobbiamo ricordarci che oltre alle lievitazioni il panettone poi va asciugato, tra virgolette, si mette sotto sopra. 12 ore sotto sopra. Queste sono ore che vengono sottratte, bisogna aggiungere alla lavorazione. Alla lavorazione, fa parte della lavorazione. Perché non si può vendere, deve stare lì, certo, a raffreddare. Quindi non si può mai paragonare un prodotto fatto col mix in una notte e in un giorno già è pronto. Deve avere per forza deve avere un costo per forza, per obbligo diverso. Anche se voi purtroppo devo dire, secondo me, lo vendete a un prezzo troppo basso, perché stiamo parlando del tradizionale a 22 euro, ma lo aumenteranno, state tranquilli. Lo aumenteranno, esattamente. Bene, qualcuno mi odia quando dico questo. Ma ci sta, è la realtà, dicono. Allora, guarda. Visto che tu mi hai raccontato una certa cosa, mi hai raccontato poco fa, che i panettoni tu non li tagli, non tu li sei taglio. Come me, non sì, ami tagliare io i panettoni. Non li taglio, io li faccio ma non li taglio. E ti avvali della consulenza di tuo padre. Esattamente, mio padre è quello che la mattina quando facciamo le sfornate, lui li taglia per farli assaggiare a tutti, esatto. Perciò è lui il tagliatore ufficiale, esatto. E ci manca. Io, se vedi i video che ho fatto io con i panettoni, soffro lo stesso identico problema. Ma questa volta ti voglio venire incontro. Lo fai tu. Lo voglio tagliare. Allora a posto, grazie. Tutta una bella responsabilità in questo. Coltellino. Allora. Classico taglio. Ok. Suspense. Che Dio ce la mandi buona. Sì, ce la mandi buona. Che il noi ci abbiamo madre... messo cuore e amore. Quello è quello che conta. Il lievito madre ce la mandi buona. Ce la mandi buona, sì. Abbiamo fiducia nel nostro lievito madre, no? Sì, che tu usi per tante cose, cornetti. Sì. Su tutto quello che pane. Produciamo noi lo mettiamo. Allora. Ah, ti è andata abbastanza bene.
Ah, e non ti puoi lamentare. Ti è andata abbastanza alveoli ci bene. sono. Ti è andata abbastanza bene. Perché mi hai fatto preoccupare. Eccolo qua. Sì, perché io non l'avevo visto prima questo panettone. Come l'hai Perché trovato? dovresti fare più post con il panettone tagliato, Tagliato. che non ne ho trovato praticamente. Eh sì. Ne puoi essere fiero, un bel panettone, assolutamente. Come lievitazione, penso Mi che sembra ci siamo. abbastanza, sì. C'è qualche alveolo un po' troppo accentuato, però fondamentalmente, attenzione alle mosche, fondamentalmente diciamo si presenta molto bene, ora lo assaggiamo. Ma tu mi parlavi di una pasta di aromatizzazione dell'impasto particolare Sì, noi che fate voi. usiamo un mandarino Di di Ciaculli. Ciaculli, sì, per questo nell'impasto ci è messo come. Non so se lo senti, giustamente non si può vedere, ma si sente Allora, si all'interno. sente un mix di burro e scorza di mandarino Il straordinario. burro abbiamo noi una. Siamo riusciti ad inglobare Panna latte. su questo panettone un'ottima percentuale di burro. Parliamo del 78% di burro su questo Quando l'hai panettone. sfornato questo? Questo panettone è stato sfornato ieri. Oh, ancora è fresco, Ancora diciamo. sì, porta un po' di umidità, si sa, ma questo è il Però prodotto che è stato sfornato ieri sera. profumo eccezionale di panna, di burro, di latte appena munto. E questo è il burro che se lo porta Il appresso, prodotto, sì, questa è ovviamente. Umidità la scia del straordinaria. burro, Bene. fatto con miele. Io direi di Assaggiarlo, certo. assaggiarlo Quella è la direttamente. prova. No, ma già, teoricamente non ci sarebbe neanche bisogno. No, ma Ma praticamente praticamente sì. c'è bisogno. Praticamente sì. Teoricamente Praticamente è necessaria. no, ma praticamente sì. Allora, ti devo dire che sto imparando a litigare coi pirottini. Ovviamente sapete bene che io sono a dieta e quindi fettina piccola, ma diciamo sufficiente. Allora, ovviamente già l'avevo dorato e i profumi sono quelli. Un grande prodotto. Grazie, Maurizio. Ci siamo impegnati. Ancora da migliorare, dobbiamo migliorarlo perché quello c'è sempre da Al migliorare. miglioramento non c'è mai fine. Però sappiamo che la strada è quella giusta, continuiamo a percorrere questa strada, continuiamo a cercare di portare sulle tavole dei nostri clienti un prodotto ancora migliore di Devo questo. Sì. dire che avevo un dubbio sulla cottura, però è andato via. Grande prodotto, complimenti. E quindi questo è il panettone milanese, tra virgolette, di San Giuseppe Di Canton. San Giuseppe, Di esattamente, delizia di Sant'Anna. Delizia Sant'Anna, esattamente. Gattano, ma tu quanto tempo è che fai il Allora, panificatore? Non io voglio dire panettiere, il panificatore. panificatore, perché noi ormai la panificazione abbraccia un po' tutto, noi ormai siamo panettieri, siamo pasticceri, Da abbracciamo quanto tutto. tempo? Io che ufficialmente sono accanto a mio padre, braccio a braccio, sono il suo braccio destro già da 25 anni. Solo 25 anni, quindi sei entrato tu in laboratorio a che età? Avevo 15 anni. Quindi è Ho un'età giusta. terminato le scuole medie, mi sono messo a cadere, però già diciamo collaboravo con mio padre, Già da prima, da quando sì, eri un po' piccolino. esternamente, piccolino, però poi ufficialmente abbiamo iniziato La questo. paghetta te l'ha cominciato a dare a Sì, 15 a anni. 15 anni. Prima eri apprendista. È stato un bel percorso ed è un bel percorso. Perché diciamo, molti dicono che lavorare con il padre, magari certe volte, per me è stata la cosa più bella che sono riuscito a fare, perché siamo un'anima e un cuore, abbiamo le stesse idee, gli stessi modi di vedere, la stessa simbiosi sul lavoro. E questi poi sono
i risultati che si ottengono. Assolutamente sì, grande prodotto. Forse qualche candito in più ci poteva andare, ma va bene che ce lo mettiamo, Maurizio, ce lo mettiamo. No, no, va bene anche così, sai, ti dico, perché troppo l'impasto è talmente piacevole. Io sono un amante del burro, chi vi segue ormai lo sa. E quindi quando tu vieni investito questi profumi di latte, di panna, di appunto burrosi, ti scordi di qualsiasi cosa. Questo è un panettone molto ricco a livello di burro, come ti dicevo, sì. Siamo riusciti tramite, diciamo, molti esperimenti a riuscire ad inglobare il 78% di burro su questo panettone. Qua stiamo parlando di... È un profumo di burro profondo. Cioè non si esaurisce lì con quei profumi che vi ho raccontato e quei sapori. È profondo, proprio c'è il... panettone molto ricco. Ripeto, come ci fosse latte di stalla, tra virgolette. Non volevo usare questo termine, ma ricorda quel tipo di genuinità. Quel tipo di genuinità. È un... eccellente, veramente. Grazie, complimenti. Grazie, grazie. Bene, assaggerò poi pure il tuo pane. Sicuramente, in seconda sede. Sicuramente, non solo. E non solo. Abbiamo tanto da fare assaggiare. Tu sei poi conosciuto qua a San Giuseppe pure per la tua rosticceria. La rosticceria, sì. Che so che tu la curi in maniera particolare e che addirittura hai fatto un corso pure con Francesco Palumbo. Francesco Palumbo, sì. Rosticceria d'autore, ci siamo incontrati lì, ci siamo conosciuti lì. E ancora cercheremo di migliorare la nostra azienda facendo ad aprile, a febbraio, come ti dicevo, inizieremo questa nuova rosticceria e tutto, e poi abbracceremo anche nuovi rami della pasticceria. Io a febbraio ritorno, no? Voglio vedere nella vetrina la rosticceria di Francesco Palumbo. Ma tu tranquillamente ti aspettiamo, Maurizio, lo sai che ti aspettiamo, anche alla notte ti aspettiamo. Sì, perché è vero che siete aperti anche di notte. Sì, il sabato facciamo il break notturno, apriamo la notte alle 2, già siamo operativi per i giovani del nostro paese, facciamo assaggiare un po' di buona arrosticceria calda che è cornetti. Eh sì, perché loro lavorano di notte, perché il panettiere normalmente una volta lavorava di notte e dormiva di giorno. Infatti, che ore sono? Sono 19. Ma quando sono arrivato verso le 4:30, 16:30, verso le 16:30 non c'era più pane. E non ce n'è più pane, se ne parla domani. Non c'è domani. Pericolo che si accende il forno fa altro pane. No. È finito. Noi produciamo il pane, quello era. Giusto? La mattina, sì, si produce la mattina. Lo stesso, rosticceria, eccetera, tutto, eccetera. Tutto, sì. Bene, ti ringrazio Gaetano di aver fatto conoscere questo prodotto straordinario. Grazie a voi. E io direi che a questo punto da San Giuseppe Iato posso chiudere col mio solito per cucinartusi.it. Io ho finito qui.